anno 2020. Un virus che in pochi mesi ha contagiato tutto il pianeta ha cambiato radicalmente la nostra vita sociale. A Roma pure un terremoto, ma con solo uno tsunami, le cavallette e... Ah, ok. Ma è cambiata soprattutto una cosuccia che ha destabilizzato milioni di studenti: la maturità. Benvenuti su Maturità 2020, effetti collaterali. Dov'è la sua mascherina? Non sa che è obbligatoria? Ma il Covid non esiste! Ma cosa sta dicendo? Ma sì, è solo una trovata pubblicitaria per vendere più guanti e mascherine. Se ne vada immediatamente! Incredibile. Ma cosa sta facendo? Guardi che l'aula è stata già igienizzata! Non si sa mai! Ok, adesso possiamo cominciare. Una. Prego. Per metterla a suo agio, le ricordo che il candidato può anche abbassare la mascherina, dato che noi commissari siamo tutti a 2 metri di distanza. Se lo scordi. Eccoci qua. Allora, mi esponga il suo... No, un secondo solo, che deve entrare la mia famiglia. Ma okay, come la sua famiglia? Sia tranquillo, sono pochissime persone. Vieni, vieni, mamma. Dove mi metto? Mettiti lì. In bocca al lupo. Chiama anche nonno. Come nonno? Ma... Sì. Dove le metto le lasagne? Mettilo lì. Ma sa bello sto spugnato. Ma è vietato. Può portare una sola persona e con la mascherina per giunta. Se ne vada immediatamente. Ma sa, già finito sto maxi orale. Ma aspettavo peggio. Grazie, arrivederci. Piacere, si metta pure comodo. Lei è? Oddio, questa non la so. Ma che sta dicendo? Le ho solo chiesto il suo nome. Non mi ricordo. Chiamate qualcuno. Ma... Ok, allora io inizierei con... Fornisca l'autodichiarazione che attesta che lei non ha la febbre superiore a 37,5 e che non è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Ma ho solo preso freddo, ma non è Covid! Senta, se ne vada e stia attento a non toccare nulla. Mi avete bocciato? Ma no, deve recuperare l'esame. Quindi mi richiamate voi, ok? Ci conto? Eh? Mi richiamate? E quindi... Ma... Da quant'è che sto parlando? Da circa 10 minuti, ma cosa sta facendo? Ah, ok, vabbè. Io vado, tanto il 60 ce l'abbiamo, no? Ma che impertinente! Perfetto, arrivederci, tante care cose! Autodichiarazione, prego. Sì, certo, un secondo solo. Allora, questa qua, eccola. Ma questa è datata 20 marzo. E non va bene? Direi proprio di no, ne serve un'apposita per sostenere l'esame. Fermatelo! Mi scusi, lei non può stare qui. Ma io ho l'esame alle 12, sono venuto qui solo per vedere l'esame dei miei amici. Ascolti, lei può entrare solo 15 minuti prima del suo esame. È solo le 9. Facciamo finta di niente? Adesso queste le faccio cadere qui, casualmente. E qualcuno le raccoglie, eh? Se ne vada immediatamente. Buongiorno a tutti, io sono pronto per il maxi orale, eh? Ma che sta dicendo? Non può farlo da casa, deve presentarsi qui a meno che non abbia comprovati motivi. Ma gli esami non si facevano a distanza con la tesina? Ma quelli sono gli esami di terza media. Ah. No, ma stai tranquillo, la maturità quest'anno non si fa, l'ho letto su tanto lamaturitanonsifa.com. Cari ragazzi, controllate sempre le fonti delle notizie, leggete gli articoli per intero e fate attenzione alla data di pubblicazione. È fondamentale sempre essere aggiornati e consultare notizie sui siti ufficiali, diffidando da messaggi o news che non siano direttamente verificabili attraverso la fonte di provenienza. E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti, noi non vogliamo far mancare il nostro grande in bocca al lupo a tutti voi.